quello che noi vogliamo ottenere, l'interruttore automatico magnetotermico differenziale con le scritte che vogliamo. E qui vedete ho anche inserito il tipo di composizione del cavo. Tre fasi, vedete, 1, 2, 3, il neutro e la protezione elettrica. L'ho riscritto qua sotto, RST ed N, e poi sotto c'è la composizione del cavo e anche il nome che abbiamo dato alla linea. Di fianco, a scanso di equivoci, scriviamo sempre a cosa va a proteggere il mio interruttore automatico magnetotermico, la portata, il tipo di intervento differenziale, questo è da mezzo ampere ad esempio. Per voi può essere una novità perché comprendo che per gli impianti residenziali il massimo che può avere, la massima soglia che può avere un differenziale è 0,03. Negli impianti industriali è ammessa una soglia fino a 3 A, ma è chiaro che lì dove ci sono delle persone che operano occorre che la protezione sia 30 mA o anche più bassa, dipende da alcune lavorazioni che bisogna andare a proteggere. Comunque, io parto da zero, come se volessi ridurre questo tipo di interruttore partendo da zero, dopodiché gli inserisco gli attributi e lo faccio diventare un blocco. Allora, per semplicità parto, faccio un rettangolo, vado a fare il corpo del mio interruttore. Voilà. Dopodiché, che faccio? Posso agire in vari modi, ripeto, poi queste sono cose che uno può fare in tanti modi diversi, io vi mostro un modo. Polilinea, a me piacciono le polilinee. Devo dividere in tre parti più o meno uguali questo rettangolo e come al solito uso definire a mano i punti dove io voglio andare a tracciare la linea. In questo caso voglio iniziare da sinistra e vado da queste parti qua. Il comando che mi serve è il nearest in inglese, in italiano avrete vicino. Qua basta che metto near, dopodiché vedete che la linea parte dal punto della linea dove io mi trovo più vicino. Allora, a naso, perché qui diciamo che la precisione non è una cosa indispensabile, comincio a tirare la mia linea, devo andare qui. Per andare esattamente perpendicolare do lo snap perpendicolare, che è la stessa cosa in inglese e in italiano, perpendicolare, do l'invio, vedete che mi appare il simbolo della perpendicolare e voilà, esco, ok, questo è il primo pezzo, poi con un copia e lo porto più giù. Ho inserito l'ortogonale attraverso il tasto F8, potrei toglierlo e la linea andrebbe dovunque io vada. Se metto l'ortogonale perché lo voglio perpendicolare, chiaramente me lo porto giù qua e voilà, invio. Dopodiché devo andare a creare il simbolo del relè termico, questo qui, e lo faccio in che modo? Ripeto, sono tante strategie per fare delle cose. Creo un rettangolo qua dentro che è abbastanza semplice, invio, ok, e poi mi creo anche il simbolo del relè magnetico che è un semicerchio, mi metto qua, più o meno mi metto al centro, più o meno perché tanto poi dopo andrò a correggere le mie cose. Allora a questo punto cosa faccio? Prendo la linea. Mi metto a metà del rettangolo della parte alta e gli dico midpoint, se voi avete quello in italiano potete mettere underscore.
100, troverete in italiano. Dopodiché vado qua, non mi interessa che arrivi proprio lì, va bene. Allora, vedete che ho creato una linea di mezzeria. Che faccio? Sposto i miei disegni al centro, in maniera tale che la linea di mezzeria finisca a metà dei vari disegni geometrici del rettangolo e del cerchio. Ho selezionato il rettangolo, scrivo metà, perché il punto di riferimento per lo spostamento deve essere la metà, midpoint, vado lì, vedete. Dopodiché dico la metà di quello me lo metti nel punto più vicino e gli dico nearest. Ok, vedete? Spero che si veda. E qui posso regolarmi dove lo voglio, però che vada a intersecare la mia linea di mezzeria. Per quanto riguarda il cerchio, io seleziono il cerchio che lo voglio muovere. Qui non ho inserito gli snap. Allora voi chiaramente potete fare centro, center. Il centro del cerchio, eccolo là, vedete dove appare questo qui, il cerchietto, quando mi poggio sopra il cerchio appare il centro, ok? Ora quello è il punto in cui io avrò il punto che andrò a collegare con la linea di mezzeria. In questo caso non mi piace avere l'ortogonale, tolgo l'ortogonale con la tastiera F8, vedete, posso muovere dove voglio. Dopodiché anche qui il nearest in italiano dovreste trovare come vicino a, la traduzione. Vi do infatti vicino a, scelgo io questo punto qua. Bene. A questo punto che cosa devo fare? Non devo fare nient'altro che trimmare, tagliare i miei disegni geometrici a metà attraverso il comando trim. Ok? O taglia se vi piace. Qual è la parte che decide chi de deve essere tagliato rispetto a chi dobbiamo tagliare? La linea di mezzeria. Ok? La seleziono, tasto destro. Ora se guardate qua sotto, trim, lui sta aspettando Select Object to Trim per selezionare qual è l'oggetto da tagliare. Boccari, scusami per la mia pronuncia schifosa in inglese. Dopodiché vado qui, tac, e ottengo il mio mezzo rettangolo. Vado qua e ottengo il mio mezzo cerchio. Invio. Ok. A questo punto, se volete, andiamo a tagliare la linea di mezzeria che mi sta in mezzo alle figure geometriche attraverso lo stesso comando trim. Seleziono sia il cerchio che il rettangolo, il semicerchio e il semirettangolo, selezionati i limiti, tasto destro e mi chiede l'oggetto da tagliare. Io taglio qua. Ops. E taglio qua, invio. Mi è rimasto questo pezzo qua sotto. Posso usare tranquillamente un'altra volta il comando taglia trim. Il limite dove devo tagliare è questo. Stavolta taglio dalla parte inferiore e voilà. E abbiamo ottenuto il nostro interruttore magnetotermico. Forse qui il rettangolo l'ho fatto troppo grosso guardando quell'altro. Vabbè, nulla di critico. Seleziono il mio rettangolo, inserisco l'F8, così si muoverà ortogonalmente, quindi non si sposterà, non si allontanerà. Lo facciamo della stessa altezza del semicerchio, dopodiché mi vado a tagliare la parte in più. Stavolta i limiti sono i due pezzi, i due spezzoni di linea. Li ho selezionati, tac, tac, e voilà. E abbiamo il nostro interruttore. Al volo possiamo creare la parte qua sotto, velocemente. La faccio partire la linea da metà, quindi quando andate lì, se non avete lo snap inserito, probabilmente voi lo avrete, io lo disinserisco perché mi dà fastidio vedere che quello fa le cose di testa sua.
voi scriveteci dentro se non l'avete inserito. Se l'avete inserito e sono selezionati tutti i possibili punti, andrà anche al centro. Mi faccio la mia linea e voilà, invio. Ok, vedete qui c'è il morsetto. Questo chiaramente, se andate a vedere nei siti di CEI, questo è il morsetto dove si andrà ad avvitare il nostro cavo. Mi metto qua e mi faccio il cerchietto anch'io. Ok, ma forse un po' più grande, giusto per rimanere in linea con quello che abbiamo. Allora, F3, ok. Poi in questo caso le dimensioni non sono rilevanti. Taglio questa parte qua della mia linea con il comando trim, taglia per voi in italiano. Selezionato il limite, tasto destro e elimino la parte là. Ok. Devo andare a indicare la composizione del cavo. A questo punto, visto che noi abbiamo solo un cavo monofase, possiamo tranquillamente andare a scrivere, a indicare la linea di fase. Ok. E a questo punto la copio, metto l'ortogonale, me lo porto un po' più giù e me lo porto un po' più giù. In questo modo che cosa vado a fare? Vado ad indicare, a disegnare il filo di protezione elettrica. F8 metto inserzione. Vado a disegnare il pallino nero che mi indica il cavo di neutro. In che maniera posso fare? Allora, come sempre, ce ne sono un bel po' di modi di fare. Io posso cominciare a fare un cerchio. Chiaramente è venuto un po' storto, cerco di allinearlo con il mio. Con la mia linea. Ok, adesso bisogna riempirlo. Qual è il comando per riempire? Ah, forse, vabbè, facciamolo più grande, giusto perché voglio rimanere. Voglio rimanere aderente al modello. Ok. Mi taglio, anche se in questo caso servirebbe a poco, mi taglio la parte interna della linea. Ora, il comando per andare a riempire questo cerchio è il comando riempi, tratteggio in italiano. In inglese è latch. Ecco qua, il comando è latch. Io vado a definire latch. Vedete? Io vado qui e voilà. Questo perché ho già deciso, vedete qui in alto mi appaiono diverse possibilità. Potrei scegliere diversi tipi di tratteggio. Ad esempio, se avessi scelto questo, in questo caso devo tornare indietro, eccolo qua, vado a definire hatch, anziché il solito. Vado a definire questo tipo di tratteggio e scelto questo. Se vado dentro, diciamo che la scala qui è troppo grande e quindi non riusciamo a vedere il tipo di angolo. Allora, se invece faccio questo, ok, sto sempre là perché devo andare. Allora, anzi, dovrei cambiare la Prof, scala. forse il colore che No, non no, si no, vede. devo cambiare la scala e non è quello il discorso. Vedete, anche se faccio questo, mi appare sempre quello. Perché? Perché il distanziamento dei vari tipi di tratteggio deve essere cambiato. Allora, io in questo momento lo lascio così. Ok. Dopodiché, una volta che ho fatto questo, che faccio? Vado a cambiare il...
qua ci sono vari tipi di scelte, vado a cambiare il mio valore di angolo attraverso un edit. Vedete qui in alto c'è l'angolo, c'è la trasparenza, non so se si vede. Potrei cambiare il colore, potrei farlo diventare rosso, arancio, come ci vogliamo divertire. Questo lo lasciamo lo stesso colore. Possiamo scegliere l'angolo, la grandezza, l'angolo che andiamo a dare 30 gradi, così a un passato. Però, Prego. ma per quanto riguarda il colore del neutro, No, 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 c'è un... no, a calma. Voi mettetelo nero, alt, fermi. Vi stavo giusto facendo vedere in che maniera uno può andare a cambiare. Uno potrei cambiare black come era prima. Amen. Va bene così. Non so se è chiaro. Vi stavo solo facendo vedere in che maniera voi potete cambiarlo qualora doveste averne bisogno. Non so se è chiaro. Era giusto questo. Chiaro? Grazie. Non, assolutamente quello significa. Non significa assolutamente niente. Il colore sceglietelo voi. Potrei andare un attimo alle origini. Vabbè, comunque, avete la possibilità da qui di cambiare anche la scala, e il tipo di tratteggio, divertirvi come meglio credete. Ok? Attraverso Latch potete poi cambiare ogni cosa. In questo modo abbiamo ottenuto il nostro filo di neutro, l'indicazione del filo di neutro. Per quello che vi dicevo, l'indicazione che vi riguarda è solo fase neutro, quindi insomma andiamo a inserire del testo, lo mettiamo qua, facciamo un certo, ok, andiamo sul testo, lo andiamo a specificare qua sotto. Per quello che vi riguarda sarà semplicemente fase neutro. Ok, e voilà. E lo facciamo giustificato, lo possiamo fare in grassetto, lo possiamo fare di dimensioni come meglio crediamo. Se non ci piace, lo facciamo molto più grande. Dunque, possiamo andare a cambiarlo. Lo facciamo 4, forse esagerato. Allora, andiamo, facciamo 1. 1 mi sembra abbastanza corretto, si vede. Possiamo andare a cambiare il tipo di carattere, boh, forse il Times New Roman qua è indicato. Potremmo anche qui, come sempre, come tutte le cose, potremmo andare a cambiare il colore. Ok, messo così, va bene. Bene, che ci manca? Ci manca la parte dove viene indicata l'apertura del nostro interruttore e il fatto che sia automatico. Il fatto che sia automatico, vedete qui c'è una spaziatura diversa, questo è comunque un hatch con una scala diversa, per cui riuscite a distinguere le linee con cui sono state riempite, quella, la bandierina è stata riempita. Ripeto, il fatto che ci sia la bandierina indica che il nostro interruttore è automatico. Se non c'è la bandierina, vuol dire che è manuale, cioè dovete andare voi a inserire e disinserire. Come vedete, qui c'è una linea più grande, più doppia. Allora, in che maniera riusciamo a fare una cosa del genere? Attraverso la polilinea. Quindi seleziono polilinea, mi vado a mettere alla fine della linea che avevamo disegnato prima, la porto un po' su. Ora vedete che qui in basso, mentre io sto andando a scrivere, appaiono diverse opzioni. Io posso andare a variare la dimensione attraverso il Width. Scrivo il Width e qui mi chiede quanto grosso io voglio fare la mia polilinea e appare la dimensione qua sotto, quella di default è 0, però io posso andare qui e ti dico la voglio fare da 0, che diciamo 0,4, proviamo un attimo. Attenzione, quando do l'invio,
Mi chiede anche quanto deve essere doppia la fine della polilinea. Io voglio una linea che abbia sempre la stessa dimensione, gli do l'invio e accetta anche quella a punto 4. Direi che è troppo grossa, quindi rifacciamo il comando di larghezza, width, e gli do diciamo punto 15, va. Punto 15 l'inizio, punto 15 la fine. Mi sembra una cosa un po' più a modo. Ok, dopodiché tolgo il mio comando di ortogonalità con l'F8 e posso andare a disegnare una linea leggermente storta. Voilà. Ok, è più storta di quell'altra, insomma. Questa qui non la posso variare ora perché è un'unica polilinea. Fossero state due polilinee sarebbe stato diverso. Devo andare a costruire la mia bandierina. Come faccio? Solita maniera, rettangolo. Me lo faccio così perché poi lo devo in qualche maniera ruotare. Ok, dopodiché me lo ruoto, seleziono il punto rispetto a cui lo vado a ruotare. Qui c'ho lo snap inserito, mi fa l'end point. C'ho l'ortogonale inserito attraverso F8, lo tolgo e cerco di farlo più o meno in linea con la mia linea. Ok, dopodiché posso andare a cambiare il mio tipo di riempimento, visto che ci ho già inserito quello di prima, mi sta bene come sta fatto. Ok, invio. Dopodiché prendo e me lo vado a portare sulla linea. Quindi qua mi accetta il midpoint. Qui vedete che in automatico va sul midpoint, non mi piace. Premo F3 per togliere lo snap e do il mio comando di snap, che questa volta è nearest, che per quanto mi riguarda è il comando vicino a. Scusate, ho sbattuto contro il microfono. Ok, gli ho dato il nearest, near, ok, dopodiché me lo vado a mettere qua, forse un po' più su, lo cambiamo così è brutto. Ok, lo seleziono con il cross. Ok. Mi serve il contatto del filo fisso. In che maniera me lo faccio? Bah, poco male. Prendo la mia polilinea di prima, metto l'orto, traccio. Mi sembra un po' troppo grosso sto giro, però questo voglio farlo più sottile. Cambio il width, gli do punto 1, punto 1 anche la fine. Mi piace di più così. Lo faccio di una lunghezza qualsiasi. Come faccio ora a fare la X? Niente di più semplice. Prendo il comando copia, seleziono la mia linea, ok, invio, poi la ruoto. Ok, la ruoto rispetto a chi? Rispetto al centro, al midpoint. Voilà, metto l'orto, quindi si muoverà solo di 90 gradi. Ok, dopodiché lo sposto. Il punto rispetto a cui lo vado a spostare è sempre il centro, il point, e lo vado a mettere sulla metà dell'altra linea. Anche qui ripeto il comando midpoint. Ok, scusate, al posto di una M ho messo, eccolo lì. Bene, dice, ma questa è una X, questa è una croce. Beh, mi sembra evidente che la cosa la facciamo semplicemente. Qui non ho il comando di intersezione inserito, mettiamo il 3, non c'è perché tra i miei punti vedete che appare quella X lì, è il comando di intersezione, intersection appare, quindi gli do il via. La mia rotazione è ortogonale, quindi devo togliere l'orto e vedete che mi appare. Posso girare la mia croce e far diventare, credo che questa sia una croce greca, non lo so. Ok,
mi sono fatto il contatto, chiaramente me lo porto lì dove mi serve, metto qua, il centro lo tengo in linea con la linea che ho tracciato prima, ma per essere sicuri che faccio, vado su quella di prima, metto l'ortogonale, F8, Enter. Vedete che non l'ho messa esattamente al centro, poco male. Sposto. Mi prendo l'intersezione di prima, qui non si vede, spero che si veda, eccolo lì, l'intersezione, dopodiché lo metto attraverso il comando nearest oppure anche intersezione potrei farlo. Near, lui mi va a scegliere, meglio che mi allontano, mi va a scegliere il punto di contatto del mio. Ok, dopodiché questa linea che mi avanza me ne faccio, me la porto più sopra, poi dopo me la taglio quando l'ho portata a misura, inserisco l'F8, la porto più sopra, ok, dopodiché me la taglio col comando trim. Ragazzi, mi state seguendo? Come vedete, non sto facendo nulla di particolarmente gravoso, ok? Ci stiamo? Sì, Ok. prof. Abbiamo costruito quello che diventerà il nostro blocco. Devo andare a mettere gli attributi. In che maniera? Blocco, apro qua e poi qui define attributi. Cioè vado a definire gli attributi. Allora, tag, che cosa voglio mettere qui? Vado ad inserire la corrente. Come lo vogliamo scrivere? Corra. Ops. Faccio prima scrivere IA. Buonanotte. IA. Ok. Questo è il mio tag. Composizione. Scriviamo fase. Fasi. Se è 4x, quello che diavolo è. Eventualmente differenziale. In questo caso questo è proprio differenziale, vabbè, potremmo anche ometterlo, lo mettiamo direttamente nel disegno. Linea, e dobbiamo ricordarci di inserire la linea. Quindi, che cosa vogliamo che appaia? IA, fase, linea, ok, lo voglio a destra. In alto a destra, in alto a sinistra, in alto a sinistra. Allora, facciamo così, lo vogliamo in alto al centro. Ok, tanto poi lo possiamo cambiare come meglio crediamo. Il testo, prima non ricordo quanto l'abbiamo fatto grande, di default poi lo possiamo sempre cambiare. Lo vogliamo come era prima, non me lo ricordo. Vabbè, vediamo subito. Lo vado a fare qua. Gli do la dimensione. Gli dico che me lo deve fare da qua a qua. Ok. Questo è 1,75, quindi più o meno. Facciamo 1,7 secco, è inutile che utilizziamo. La rotazione la decidiamo dopo sul disegno quando lo andiamo a inserire. Gli do l'ok. Non mi piace come sta messo, me lo sposto qua perché voglio che appaia in maniera diversa. Poi voglio andare a inserire anche il comando qua sotto. Che faccio? Prendo questo attributo che in realtà è fatto in maniera diversa, però me lo metto qua sotto. Ok, dopodiché gli vado a dare l'edit attributi, il dd.atte. Ok, vado a selezionare questo e gli vado a dire, no, non me l'ha ancora preso, devo prima, scusatemi, rifaccio la procedura perché altrimenti dovrei rifare il tutto. Cancello questo. Anzi, no, forse potrei, scusatemi, potrei andare a cambiare anche questa cosa qua, come mi piace, andare
tendo a scrivere delle cose diverse. Allora, anziché scrivere, ci ho cliccato 2 volte e vado a cambiare la definizione di questo attributo. Possiamo dire composizione linea. E qui posso mettere sezione e cavi. Gli do l'ok e voilà. Cosa a questo punto devo fare? Devo andare a creare il blocco con questi attributi. Il comando è vblock, non chiedetemi in italiano quale perché non me lo ricordo. Seleziono gli oggetti, chiaramente devo inserire anche i miei attributi. Seleziono tutto, ok. Tasto destro per dire che ho fatto. Il pick point, dove andrò a inserire questo blocco quando mi appare? Chiaramente me lo vado a inserire qui. Dove vado a memorizzarlo? Interruttore automatico, lo chiamo 1. Ricordate sempre qui, file type, mettete una versione vecchia di Autodesk, così chiunque potrà aprire quel disegno, anche se è un blocco e credo che qualsiasi versione riesca a vederlo. Millimetri, ok, gli do l'invio. E voilà, vedete che qui mi appare ora, è come se l'avessi già inserito, sezione di cavi, vado qua, clicco là sotto, vedete che mi appare qua sopra? Io posso andare a scrivere qua. Sezione dei cavi, ops, scusate, ora scrivo quello che mi serve, dunque cavo 2x2,5 millimetri quadri più terra, dopodiché invio linea prese bagno, sparo una cavolata qualsiasi, siccome non mi va che vengano così venga a capo qui sotto, me lo vado ad allargare in maniera tale che scusate. Allora, me lo faccio così. Ok, dopodiché vado a gestire l'altra parte. Eccola qua. Clicco qui sopra, in multilinea, mi appare qui e io cerco di andare ad aprire. Allora, come lo chiamiamo? Interruttore automatico. Avevamo detto che era linea, ho già dimenticato che linea era. Vabbè, facciamo 2 era luce 10 ampere, quindi è un interruttore doppia fase bipolare, I con D uguale 0,03 ampere. Ok, se volete potete aggiungerci qual è che avevo detto linea bagno, non me lo ricordo più, scusatemi. Luce bagno, mi pare che avessi detto bagno. Non mi piace che appaia così, ve lo allargo. Ok, gli do l'ok. Quando è arrivato qui, eccolo qui. Ho esagerato con le dimensioni delle scritte, ma poi potete cambiarle quando andiamo a rigenerare il tutto. Ora, questo blocco è un blocco a tutti gli effetti e lo posso inserire in qualsiasi momento. Quando faccio inserisci blocco, insert, qua più opzioni, vado nella cartella dove ho messo l'interruttore, l'avevo chiamato interruttore automatico 1, lo metto qui. Tutto specificato sullo schermo, vedete qui, potrei anche cambiarlo. Ok, definisco il blocco, mi metto qui, ad esempio. Ok, mi sta chiedendo di specificare la scala, lascio a 1.
mi chiede di specificare la rotazione, lascio a 0, dopodiché mi appaiono le varie scritte che io voglio vedere. Che ne so, prese, cucina. Il cavo sarà 2 per 2,5 mm quadri più terra. Non lo voglio messo così, oppure potrei allargare o chiudere come meglio credo. Gli do l'ok, vado a mettergli interruttore, tipo di interruttore. Dunque, era interruttore automatico. 2 per 16 ampere, perché c'entra con ok, potrei andare a dire curva C, quindi C, linea prese. Chiaramente così non mi piace, lo allargo. Ok, gli do l'ok. E voilà, e ci troviamo con il nostro blocco. E questo lo potete fare e inserirne quanti ne volete. Potrei anche prendere, anziché stare a ripetere la procedura con i blocchi, potrei tranquillamente crearmi questo blocco e di volta in volta cambiare le annotazioni. Ecco qua, ne faccio un altro di fianco, messo così. Dopodiché, devo cambiare le cose, il comando in inglese dda, che significa edita attributi, andate qui, selezionate e potete poi cambiare prese, andate qua, prese, che ne so, garage, e magari potete cambiare 4 mm quadri, ma insomma, ammesso che abbiate un'officina nel garage. Dopodiché andate a cambiare 2, qua ci metto un 2x20, ok, mi do l'ok. Dopodiché andate ad unire il vostro, ok, poi ne prendete un altro e lo mettete in testa. In questo modo potete variare e avete la possibilità di andare a cambiare, essere più efficienti e più veloci soprattutto e ottenere il risultato che volete. Allora.